Dal 1966 Balco fornisce minerali per l'industria ceramica, ma soprattutto riesce a garantire ai propri clienti molte certezze che continueranno anche in questo 2024. Sicuramente sarà un anno complicato dove dovremo andare a cercare qualche soluzione innovativa e qualche novità per cercare di controbattere un mercato che probabilmente sarà in leggero calo rispetto agli ultimi 2 anni che sono stati sicuramente molto soddisfacenti. Siamo abbastanza tranquilli e fiduciosi di quello che sarà il futuro e siamo contenti di essere riusciti anche a investire i nuovi impianti, i nuovi macchinari che ci permettono di dare soluzioni differenti, di alta qualità sempre ai nostri clienti. Si tratta di una linea automatica di confezionamento, sia per sacconi che per sacchetti di varie pesature. Viene tutto fatto in maniera automatizzata col 4.0 e si parte da materie prime macinate sfuse fino ad ottenere il prodotto finito pallettizzato a seconda delle esigenze del cliente in tutti i formati. Quali sono i benefici che ha portato a Balco questo nuovo impianto? Beh, abbiamo migliorato sicuramente la produttività, la velocità di produzione, abbiamo diminuito il lavoro manuale e abbiamo sicuramente migliorato il marketing e la presentazione del prodotto. Questo nuovo investimento permette a Balco di fornire un servizio migliore ai clienti, non potendo accontentarli sul fronte dei costi. Come Balco siamo un po' tra l'incudine e il martello, nel senso che da un lato abbiamo i nostri clienti che ci chiedono di ridurre i prezzi perché il mercato è in calo e quindi c'è bisogno di calare. Dall'altra parte però i fornitori, che sono bene o male soprattutto esteri, non sembrano volerci seguire, almeno fino a questo momento. Quindi siamo un po' noi in mezzo che dobbiamo cercare di mediare e fare quello che è possibile. Almeno fino ad ora non ho visto una tendenza a una diminuzione generale dei prezzi. Ecco, penso che ci sarà più o meno una stabilità anche per questo 2024.